chiederlo, ma come mai il primo tempo stava andando così bene e poi dopo la rete, diciamo, le cose sono un po' cambiate per voi? Nel primo tempo, sì, no, perché il primo tempo il gol l'ho subito perché è all'ultimissimo minuto, quindi lì dopo non c'è stata, diciamo, la possibilità di continuare a giocare. Noi in linea di massima abbiamo fatto una buona prestazione perché siamo venuti qui cercando di imporre il nostro gioco, di non far giocare bene il Casarano. Casarano per gran parte una volta passato la metà campo, non li abbiamo fatti giocare per niente, quindi una squadra che ha tantissima qualità, quindi fa giocare la qualità del Casano vuol dire che noi siamo stati bravi. È chiaro che il passo offensivo ci è mancato forse, non dico l'ultimo passaggio, ma dovevamo ragionare di più concretamente. Secondo tempo è chiaro che quando parti con 1-0 da parte del Casano, con tante ripartenze, rischi di prendere anche il secondo gol. Però ritengo che nel secondo tempo le due occasioni abbiamo anche avuto, cioè, abbiamo concesso quel calcio d'angolo dove l'unica cosa che vorrei rivedere è se c'è stato fallo sul nostro portiere, però c'è stato o non c'è stato, alla fine abbiamo subito 2-0, abbiamo cercato di giocare per pensare fino a ultimissima, se no noi a Casano non abbiamo concesso praticamente nulla, nel primo tempo io parlo di gol, ho parlato del portiere, non ho visto, ho parlato del portiere del Casano, non ho visto, quindi ritengo che un risultato secondo me è bugiardo, 2-0. Poi nel calcio si sa benissimo, dice che per loro non siamo riusciti, Casano è stato bravo a fare gol e a difendere quei gol, però ritengo che alla lunga penso che sia stato un risultato bugiardo. Quindi lei è soddisfatto, no? Della prestazione della sua squadra? Sì, perché so in che condizioni siamo arrivati. Avevamo un paio di giocatori infortunati, non siamo arrivati nelle condizioni perché insomma abbiamo fatto pochissimi amichevoli, quindi questo diciamo che ha anche influito molto, però c'erano tanti incogniti oggi perché la mia partita poi non giochi contro una squadra insomma con tanti difetti, giochi con una squadra organizzata, una squadra che appunto ha alzato di categoria, quindi per noi era un test con tanti interrogativi, l'abbiamo affrontata subito bene e quindi ritengo che dobbiamo ancora migliorare tanto, però questa è una squadra che la mia che ha il prossimo margine di miglioramento. È stata una partita vera, dura, può essere l'antipasto del campionato? Ma poi più che antipasto sono due squadre che possono dire loro fino alla fine, sia il Nardò sia il Casarano. È chiaro che non ci fermiamo solo a queste due squadre, perché ritengo che l'Andria, l'Altamura soprattutto, il Barletta, sono squadre, la Gerbison, guardando un po' queste squadre, sono squadre organizzate. Sarà il solito campionato difficile dove diciamo sbilanciarsi, io non lo faccio mai, dico sempre che è difficile vincere su tutti i campi, è chiaro che durante la vita di questo campionato ci saranno momenti positivi e negativi, ritengo che attraverso la mia esperienza chi riesce a gestire meglio questi momenti ha un vantaggio rispetto agli altri, però io ho elencato 6-7 squadre, ma se vado a guardare un po' il Fasano, il Martina, sono tutte squadre che se guardiamo lì, diciamo, le rosse sono cose importanti, perché tutti vogliono far bene, l'anno scorso per noi è stato un campionato di grandissimo valore, quest'anno abbiamo l'obbligo di riconfermarci, di far bene. Poi riconfermare significa far bene significa arrivare alle 5 posizioni, questo è il nostro obiettivo. Perché come noi anche molte altre squadre si sono rinforzate, quindi tutti quanti si nascondono. Io dico apertamente, noi con il rientro di tutti quanti, con il miglioramento di tutti, io sono convinto che faremo un buon campionato. Aspetta ancora qualcosa del mercato? Ma noi stiamo cercando ancora qualche doppione per gli altri, perché siamo ancora carenti in qualche zona del campo, nelle coppie, e quindi stiamo cercando un altro paio di altri. Penso che ad Ovest stiamo a posto, ho fiducia in tutti quanti, con un gruppo che lavora bene, che mi ascolta, quindi alla fine abbiamo bisogno soltanto di smaltire tutti i carichi di lavoro fatti in campionato e trovare gli equilibri didattici. E questa è una partita dove
dove affrontavamo una grande, quindi per noi è stato un test ottimo, siamo contenti, andiamo avanti, anche se volevo vincere, perché alla fine tutti vogliono vincere, dipende dal se il campionato o coppa, volevo andare avanti, però ecco, il Castellano è stato un bravo di noi oggi. Grazie. 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 Grazie.